viaggio di impegno, questa macchina che ormai è un simbolo di legalità per la nostra città, per la nostra regione, va in Emilia Romagna, lontano da questa terra, a portare un segnale, a portare un ricordo, perché la memoria è importante, chi non ha memoria non ha futuro, ma a portare anche speranze, cioè ce la possiamo fare. E questa macchina vuole parlare ai ragazzi delle scuole dell'Emilia Romagna per dire tutto insieme possiamo vincere una battaglia, da Palermo fino su a Bolzano. La storia di Giancarlo, di un ragazzo giovane, appassionato della vita, del suo mestiere, di voler raccontare la verità fino in fondo, per contribuire a sradicare la mala pianta della camorra, dei suoi collegamenti con la politica. E adesso viaggiando rappresenta un bene comune, quindi non solo il ricordo, ma anche per motivare tutti a impegnarsi concretamente contro le mafie e contro la corruzione, che ahimè sono ancora tanto forti nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Per noi napoletani è un grande ricordo, un grande esempio, e c'è un legame fortissimo con Giancarlo, con quello che ha rappresentato e quello che rappresenta ancora tutt'oggi. C'erano i ragazzi della scuola intestata a Giancarlo Siani, quindi è una comunità tutta che crede in questi valori e lotta affinché quella piccola minoranza che ha scelto invece la strada della camorra possa essere sconfitta con le armi delle istituzioni e con le armi soprattutto della cultura. Il motore della Meari di Giancarlo Siani non si spegne mai. Un motore idealmente acceso nei suoi viaggi, sospinto dalle famiglie delle 300 vittime innocenti della criminalità, dai giornalisti uccisi dalle mafie e dal terrorismo e da tutti quelli che in questi anni ne stanno facendo un simbolo di legalità e giustizia, facendo rivivere il ricordo del giornalista ucciso in un barbaro agguato il 23 settembre del 1985. Ed oggi la Meari, che si trovava esposta dal 4 novembre nella sala arrivi dell'aeroporto di Capodichino, parte per Bologna. L'iniziativa si chiama Viaggio Legale ed è promossa dalla Fondazione Polis con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. La Meari percorrerà la via Emilia toccando tutte le province fino al 5 marzo e giungerà in Emilia-Romagna su un camion proveniente da Catania ed appartenente a Geotrans, l'azienda siciliana di autotrasporto confiscata alla mafia ed oggi sotto amministrazione giudiziaria. E dobbiamo solo far aumentare nelle persone la percezione che la Campania e Napoli esporta la più grande azione di legalità in Europa. La Campania produce veramente azioni fondamentali. Basta ricordare l'altra sera su Rai 2 i ragazzi della sanità in Samba. È una cosa quella che è straordinaria, ma non viene percepita ancora dai nostri concittadini e dall'Italia tutta come un riscatto di Napoli che ha radici profonde, non è un fatto occasionale. Quindi questo è un fatto che bisogna raccontare ai nostri concittadini. Ci vuole la patente della giustizia e della questione morale con i fatti. Io credo che in quella macchina può salire solo chi ha dimostrato veramente di schierarsi contro le mafie e contro la corruzione, perché in questo paese a chiacchiere sono tutti contro la mafia e contro la corruzione, però non proprio tutti hanno il coraggio di mettere il corpo per sconfiggerla.